Di nuovo al negozio del Tebbo di Stiradini, i due leoni. Allora, oggi vedremo come realizzare una mimetica diciamo a due tipi di grigio, la classica DPS in questo caso dell'Us Navy, cioè le classiche mimetiche appunto grigie molto molto invecchiate diciamo che generalmente sono usate sugli aerei imbarcati dell'Us Navy. A tal proposito, ho un vecchio kit che è un F-18, non a caso, e appunto ora vediamo, iniziamo con i vari step per vedere tutti i vari passaggi che useremo per usare questa tecnica qui. Allora, la prima cosa da fare è dare l'aereo è già montato, come vedete, è già montato, stuccato. Questo è un vecchio aereo, quindi è già stato montato e stuccato, e lavato e pulito. Si effettuano poi tutte le mascherature dove è necessario, e poi si comincia. La prima cosa da fare è dare il primer, come al solito. Uno per vedere naturalmente se ci sono imperfezioni, se c'è bisogno di intervenire con stuccature varie, e poi per dare un confondo di diciamo per accogliere la vernice che dovremo dare. Allora, io il primer l'ho già preparato. Naturalmente un primer deve essere sempre, io dico, consiglio, molto diluito. Se vogliamo usare un rapporto, diciamo, un rapporto percentuale, possiamo fare un 80% di diluizione, cioè 20 primer, 80 e 80 diluente. Io in questo caso sto usando il Surface Primer della Tamiya, non so se si vede, ecco qua. Però insomma va bene qualsiasi primer per modellismo, non è quello bianco o grigio. Allora, questo io l'ho già preparato, l'ho già diluito e cominciamo con le prime mani. Sì, poi riudo. Questo è uno step che richiederà parecchio perché il primer è molto diluito. Inizialmente sembrerà che non succede niente, ma in realtà il primer lo state passando e che essendo molto diluito, io consiglio sempre comunque, poi vedremo nei vari step e nei vari passaggi, mani molto molto leggere anche di colore, perché noi dovremmo andare a sovrapporre varie tonalità di grigio via via sempre più chiare, in modo da simulare quell'effetto di usura che è proprio classico dei DPS, delle mimetiche a bassa visibilità dello Snevi. Normalmente i panicarelli dovrebbero essere mascherati, qui non sono mascherati perché questo è un kit cavia e non interessa, ma poi li dovete andare a mascherare prima. C'è poco da dire, aerografare, pressione intorno a 1,08 va bene, insomma. Poi qua se vuoi accelerare il tempo dopo vedo.
Quasi finito. Dovesse bastare. Vediamo anche l'altro. Ecco qua. Aspettiamo che si asciuga un attimo questo sotto, poi passiamo alla parte sopra. Un po' grezzo, per cui andiamo a una volta asciutto naturalmente lo andiamo a carteggiare con carta abrasiva molto molto fine, diciamo 2000, in modo da renderlo il più
questo modo, muovendo il più liscio possibile e preparare al meglio la base per la nostra pittura successiva. Ecco qua, in questo modo. Vedete, già passandolo risulta molto molto più liscio, meno grezzo. Non si può sentire dal video, ma vi assicuro che è così. Durante questa fase, occhio se avete incollato precedentemente antennine e ammennicoli vari a non portarvele via. Sono cose generalmente si incollano alla fine, però può succedere che per motivi diciamo di praticità o di costruzione del modello vanno incollate prima. Occhio a non portarvele via, sennò poi dovete rincollare. Si vede, sì. Cerchiamo di andare in tutte le parti possibili senza tralasciare nulla, perché poi dopo se no mettiamo delle parti magari più grezze, nelle quali magari può succedere che faccia buccia d'arancia la vernice, quindi dobbiamo stare attenti a raggiungere bene, cercare di raggiungere bene tutte le parti dell'aereo, del pericolo, del modello. Il pericolo si lo lanci. Vola. Tanto pure che se la acceleriamo una cosa. Carta finita.
Perfetto. Allora, adesso un'altra cosa da fare, la Scottex. Va là. Stai registrando, sì? Allora, una volta passata la carta abrasiva, venire aver lisciato bene lo stucco, un'altra cosa da fare è pulire nuovamente un po' il modello per evitare che ci sia depositata sicuramente sopra un po' di polvere. Quindi, a tal scopo, diamo una pulita nuovamente al modello, possibilmente anche se avete a disposizione acqua corrente e sapone per i piatti, una bella sgrassata che pulisce tutto e prepara il modello, diciamo, per la colorazione vera e propria, che inizieremo ora. Adesso non ho a disposizione qui acqua corrente, quindi sto usando acqua con Scottex, ma potete benissimo usare sapone liquido con acqua. Non succede niente. Mano, se sentite ancora qualche cosa ruvida, qualche punto ruvido, ecco qua. Il nostro modello pronto per il prossimo step. Una volta passato il primer, lisciato e ripulito di nuovo il modello, passiamo alla colorazione vera e propria. La prima cosa da fare in questo caso è il pre-shading, cioè passare su lungo tutta la linea delle pannellature, in questo caso nero, nero opaco della Tamiya, in questo caso l'XF1, ecco, faccio casca a tutto l'XF1, seguendo appunto la linea di tutte le pannellature, perché poi vedremo questa cosa servirà dopo, dato il colore, i vari grigi, servirà per dare una prima, diciamo, una prima diversità alla tonalità che andiamo a passare. Ok, iniziamo. Il colore, il nero, deve essere molto molto diluito. Io ho usato una diluizione, diciamo, dell'80% circa. Ottanta diluente e 20 colore, in modo che sia abbastanza fluido.
Questa è una fase che può sembrare abbastanza noiosa, probabilmente, perché è un po' lunga, ma è fondamentale perché è la prima fase che ci permette poi di fare una diversificazione tra il centro dei pannelli e la parte laterale dei pannelli che risulterà un po' più scura. Poi vedremo che questa parte di pre-shading la ripeteremo anche durante la colorazione per dare un'ulteriore differenziazione alle tonalità di grigio e creare un po' quell'effetto, diciamo, a pezzi, a macchie, che è proprio tipico della DPS degli aerei imbarcati su blu nevi. Naturalmente, prima di qualsiasi intervento di colorazione, io consiglio sempre di guardare le foto della macchina reale che state realizzando. Io in questo caso ho realizzato da poco un F18 e andrò a fare, me lo ricordo, e andrò a fare praticamente quello che ho visto e ho realizzato nel mio modello, ma comunque bisogna sempre vedere e confrontare quello che si fa con la foto delle macchine reali per capire se quanto spingersi avanti o meno, cioè quanto calcare la mano o meno sulla mimetica. Perché comunque le cose non vanno mai fatte perché vanno fatte, vanno sempre comunque studiate e pianificate e cercare il più possibile di essere verosimili o aderenti al vero. Almeno questo è il nostro intento, poi non sempre ci riusciamo, ma quello è un altro discorso. Si vede, sì. Questa poi l'acceleriamo, stai, perché è una cosa lunga. Come vedete, alla fine
Abbiamo ripassato tutte le pannellature, diamo gli ultimi ritocchi. Oltre alle pannellature, poi lungo tutte le linee, diamo anche qualche spruzzata di nero nel centro, in modo da poi creare, quando daremo i grigi, più movimento anche al centro dei pannelli. Quindi è tutto, sono tutti i passaggi che ci aiuteranno di più dopo a diversificare la pannellatura alla fine. Comunque, ecco qua. Dopo 2 ore circa abbiamo quasi ultimato il pre-shading. Il primo pre-shading, perché poi dopo vedremo che ne faremo anche un altro in fase di colorazione, per diversificare ulteriormente le pannellature. Mi sembra abbastanza. Ecco qui. Quindi anche lo step del pre-shading l'abbiamo terminato. Adesso andremo avanti con la colorazione iniziale. Allora, ok, fatto anche il pre-shading, cominciamo con la colorazione vera e propria della mimetica, con le due tonalità di grigio. Per quanto riguarda le superfici inferiori, usiamo il classico 36-375, diluito, più che altro schiarito, più che diluito, al 50% col bianco. Quindi i colori facciamo partire già molto molto schiariti, molto molto sbiancati. Poi vedremo il motivo perché riprenderemo poi i colori puri per fare un altro effetto. Come dicevo, schiarito al 50% con il bianco e diluito al 90%, quindi 10 parti di colore e 90 parti di diluente. Questo perché dobbiamo comunque noi tenere il colore molto molto liquido per dare tante tante velature leggere, in modo da tenere sempre sotto controllo l'effetto che vogliamo ottenere. Allora, cominciamo. Inizialmente sembra non succedere niente, cioè sembra quasi che non stia passando il colore, ma va sicuro che dopo tante passate leggere ci vuole pazienza, ma l'effetto è garantito. L'effetto che vogliamo ottenere appunto è quello di coprire piano piano tutto quanto il pre-shading, in modo da cominciare a dare le prime variazioni di tono alla nostra mimetica. Ecco
Vedi che piano piano l'effetto comincia a venire fuori. Dipendo parecchio il colore, riusciamo sempre a tenere sotto controllo l'effetto che vogliamo. E capire fino a dove possiamo spingerci. Ok, già così comincia ad essere un effetto abbastanza buono. E andiamo avanti. Colore, spingila così. Ok, eccoci qua. Quindi, come vedete, abbiamo fatto il abbiamo steso la prima mano di colore di 36,375 su tutto il modello, lasciando intravedere alcune parti, diciamo, lasciando intravedere maggiormente il pre-shading che avevamo fatto sotto, che ci dà già una prima diversificazione della mimetica. L'importante è non coprirlo tutto, ma lasciarlo trasparire. Appunto, che per cominciare a dare questa differenziazione cromatica che è tipica della DPS. L'ultima parte, ecco qua. Ecco qua, con questo concludiamo la prima parte
della Mi Medica, il primo colore della Mi Medica, che è il grigio, che va su tutte le parti sottostanti. Adesso il prossimo step, dopo aver mascherato, sarà colorare con un altro grigio la parte superiore.